Ok, qui c'è un bel cartello. Chissà cosa significa questo cartello. Ma niente di buono. Attraversamento serpente. Che minaccia può mai essere un serpente? Le ultime parole famose. Oddio. Beh, non è positivo. Direi proprio di no. Allora, qui c'è una marea di roba. Uovo. Accessori dell'aspirapolvere. Mucchio di roba, che adesso ci diamo un'occhiata. E non è rimasto altro. Oddio. Allora, questo è il fiore di pecacuana che abbiamo preso. L'uovo di Fabergé. Oddio. È un delicato uovo di Fabergé dal valore Fabergé. Dal valore inestimabile, che cazzo, accessori dell'aspirapolvere. È una serie completa di accessori per aspirapolvere. Dal valore inestimabile. Esatto. Vecchie elenchi. Le pagine gialle di Planderai. Le pagine gialle addirittura. Enciclopedia. È il volume C ed è parzialmente digerito. Oddio, si legge solo pagina 243. Una bussola è un pezzo di metallo magnetizzato che galleggia in un litro. Ok. Che informazioni totalmente inutili. Ok, dai. Piani top secret. Non voglio pensare a cosa accadrebbe se questi cadessero nelle mani sbagliate. E dai, guardali. Dovrebbero essere usati solo a fin di... ma guarda cosa sono. Questo è cucciolone. Indossa una maglietta che dice: mi sono divertito un botto a Big Wop. Elenco prenotazioni. È un elenco di prenotazioni per il pollo di Barbagianna. Questo c'è utile. La ruota di scorta non tanto. È molto consumato ed è inutilizzabile. Mi resti dei naturalisti un po' meno. Sono oddio. Un membro della società naturalistica di Plunder Island. Quei tipi sono davvero dediti al lavoro. Sciroppo d'acero. Sciroppo d'acero. Addirittura le frittelle. È una pila di grosse frittelle morbide. La salsiccia. Grosse, grasse salsicce. Eppure le uova. Alla fine dei guai, due uova non mancano è mai. È una bella tazza della LucasArts, contatto di copyright. È una grossa tazza di caffè LucasArts. Bon, allora, cosa avevano detto? Che il fiore di pecacuana ha proprietà lassative, giusto? Fa cagare e vomitare addosso. L'unica cosa liquida che abbiamo qui è lo sciroppo d'acero. È sciroppo di ipecacuana. Buonissimo. Quindi è sciroppo di ipecacuana, lo stesso tipo che è usato negli ospedali. Beh, dobbiamo usarlo quel serpente. Il serpente si sentirà un po' male. Ah, mi spiace. Solo che dalla padella ci sono andato alla brace. Quando il serpente mi ha mangiato ho creduto che fosse finita. Non sei di una bella situazione nemmeno adesso, Adesso. Ehi. Ehi. Allora, sono dei cartellini. Le sabbie mobili mi stanno risucchiando dai pantaloni tutte le cose che ho trovato nel No, serpente. I resti dei naturalisti. È una strana sensazione. No. Vuole essere sepolti. Aspetta. L'associazione naturalistica di Plunder Island. Cespuglio Pappapisciu. Scoperto dagli indigeni di Plunder Island, questo cespuglio deriva il suo nome da una parola nativa che significa ai. D'ora in poi, quando ti fai male, Pappapisciu. Pappapisciu. Allora prendiamo una spina. Ah, Pappapisciu. Bene, ho preso la spina. Allora, più ci si muove nelle sabbie mobili, più non è bello. Chiede aiuto al pollo. Chiediamo aiuto al pollo. Non ho niente da dire. Oh. No. Beh, allora, qui è un procedimento che potrebbe portare via un po' di tempo. Ok. Sofì. Certe cose dei Monkey Island proprio devi essere pazzo a pensarle. Perfetto. Beh, Manic Mansion è peggio. Bene oggi. Maledizione. Ehi! Ah, è tornato indietro. Sia lodato il cielo per questi imprevedibili venti caraibici. Boh, il sasso è proprio sopra la liana che potrebbe salvare la vita. E qui c'è una bella canna. Prendi una canna. Che possiamo usare come cerbottana. Abbiamo preso la spina. Ti metti tutto nelle braghe. Bella, una cerbottana fuori serie. Una bella cerbottana e puff. Pappapisciu. Eccoci qua. Un'altra bella situazione salvata. E siamo arrivati comunque tra mille peripezie a Danger Cove. Oh, finalmente. Evviva. Una bella barca che purtroppo ha questo bellissimo buco. Rende la barca completamente inutilizzabile. Quindi dobbiamo trovare il modo. Sì, con dei pirati non è. Dobbiamo trovare il modo di riparare la barca per andare. Non so se si è vista.
Ecco, sì, è Bacauda. Quella bellissima nave pirata là. Sì. Che ha la nostra Elaine. Beh, magari puoi andarci a nuoto con gli squali. Bon, allora, adesso possiamo tornare a Puerto Pollo, perché in più da Serpente rispetto a prima abbiamo questo elenco prenotazioni e possiamo andare dentro... Il locale. Il locale di... Del vecchio pazzo. Del vecchio pazzo... Cucinatore di polli. Sì, eccoci qua. Hai una prenotazione? Sì! Certo che ho una prenotazione. Fammi vedere il biglietto, allora. Molto bene. Può sedersi qui, signor... mi scusi. Signora Salamoia. Già. Salamoia. Ci parliamo un attimo, giusto per capire la situazione. Scusami, ma... Sei un pirata fortunato, amico. Io? Hai trovato l'oro, ragazzo. Davvero? Oro, oro, oro! È pazzo. Sì, abbastanza. Bocconcini di pollo dorati. Oh. Un tesoro di fritto misto. Che ti porta da mangiare, Capitan Barba Gialla? Allora, per me niente, grazie. No, niente per me, grazie. Va bene lo stesso. A dirla tutta abbiamo finito tutto. Non mi è rimasta neanche una coscetta. Ho solo questi biscotti e un po' di insalata di cavoli di Pecac. Come sono i cavoli? Non c'è male. Ma fra un quarto d'ora hai fame come prima. Beh, almeno è onesto. È onesto. Allora... Gli affari vanno bene se hai venduto tutti i polli. Sentiamo la situazione. Gli affari vanno bene se hai venduto tutti i polli. Venduto? Non ho mai detto di averli venduti. E cos'è successo a tutti i tuoi polli? Ah, è una gagliarda storia di terrore, zeppa di massacri. C'è un mostro che vaga in libertà nella giungla di Plunder Island. Un mostro di più di 2 metri. È forte e odia gli esseri umani. La rabbia gli brucia in corpo come una camionata di tizzoni ardenti. Lui è il pollo diavolo. È il pollo diavolo! Pollo diavolo! Il pollo diavolo! Il pollo diavolo. Odia me più di tutti. E la sua vendetta su di me sarà più saporita del mio mischione di frattaglie da ricevimenti. Cosa ha fatto? Ha liberato tutti i miei polli. Li ha messi in libertà nella giungla, allo stato brado. E ora mi ritrovo con un'ordinazione di polli enorme e non so come fare. Ma so che non gli basterà. Rovinarmi gli affari. Sì, lì c'è anche il... Prima o poi ritornerà il dipinto. Per me. Ma fidati. Io del pollo diavolo. E con un pollo di 2 metri ne farò di affari. E come se ne farò? Eccolo qui, il famoso dipinto del pollo diavolo. Quello dietro. Boh, allora è inutile, non mi soffermo altro. In altro, tanto dobbiamo tornarci. Tanto qua la cosa più divertente. Esatto. Ha un ristorante e non ha polli. Cos'era? Un biscotto, lo mangiamo. Questo biscotto è pieno di vermi. Che schifo. Aio, è il mio ingrediente speciale. Da quel pizzico di gusto esotico. Che schifo. È anche conveniente, perché non riesco a tenerli lontani dal cibo in ogni caso. Beh, che schifo, meno male che hai l'avventore silenzioso. Beh, ci credo. È molto riservato per essere un pirata. Ci parliamo. Mi scusi, signore? Mi sa che è morto. Davvero maleducato. Allora noi per vendetta lo spingiamo. Ehi, capo. Capo, mi stai ascoltando? Oddio. È uno dell'orda di scheletri di LeChuck. Ah, io ho aggiustato per bene la sua barchetta. I non morti che camminano tra noi debbono assolutamente essere distrutti prima che il male che li muove sovrasti e sottometta il mondo dei vivi. Aio, ci dà ragione. Giustamente, allora è giusto ficcargli un coltello nella schiena. Beh, si fanno schifo. Tocca un po' il pollo, si può. Però qua c'è un bottone. Dice, chiedimi di Grim Fandango. Lo prendiamo allora, così ci chiedono di Grim Fandango. Non mi va che la gente mi chieda sempre di Grim Fandango. Pollo schifoso. Non riesco nemmeno a guardarlo, figuriamoci a toccarlo. Allora ci vengono in aiuto i nostri amici vermi. Grazie. Vabbè, almeno loro. È dentro il pollo, chissà perché. Oddio, beccateli che stanno tornando nel pane. Ci prendiamo la tessera. Oddio, cosa ci faceva la tessera? Esatto, cosa ci faceva la tessera nel pollo? Non ho idea. Zolfo Beach Club. Membro dal 1632. Era un membro pollo. Esatto. Boh, abbiamo la tessera del Beach Club. Qua ci prendiamo le sue
stoviglia. La forma per i biscotti e come si chiama l'altra? La teglia, giusto? Uh-huh. E ce ne andiamo, che non possiamo fare altro. Sgrata al culo con l'uncino. Poi il prossimo step da fare. Andiamo. Tizzone ancora ardente in tasca. Esatto, abbiamo il tizzone ardente, giusto? Anzi, per nelle braghe proprio. Il prossimo step è qui. Nella collinetta erbosa. Facciamo un piccolo scherzettino, poi capirete perché. Boom! Eccoci qua. E adesso non ci rimane che usare finalmente il nostro tizzone ardente con la scia di Rum. Ancora ardente. Esatto. E via di lì. Cavolo. Eccoci qua. Con l'albero della gomma. Esattamente. Sono alberi di gomma. Oh, mi gira la testa. Devo darci un taglio con Rum. Vabbè, mica l'hai bevuto. Numeri col gesso, poi capiremo perché. E questo è un albero di gomma, come leggiamo nella targhetta. Albero caraibico della gomma. È pronto da mangiare. Vabbè, dai. Tagliamo l'albero. Territorio dei Caraibi, usato come materiale da costruzione per navi. Boh, ci serve un pezzo, anzi ci serve. Prendiamo un pezzettino di gomma. Tuc. Che ci servirà poi come toppa per la nave. Come tappo di gomma. Esattamente. Ci diamo una salvata. Ci diamo una salvata e si riprende dopo. E ci vediamo dopo. Chiamiamo allora, porto pollo. Tifetta parte 1. Eccoci qua, ci becchiamo dopo. Ciao. A dopo. Rieccoci qua, tornati. Dopo aver mangiato. Allora, eravamo rimasti, che non mi ricordo più. Ah, abbiamo preso il tappo di gomma che ci serve per la barca. Riparare la barca. Allora, vediamo un po'. Fammi fare mente locale dove potremmo cominciare. Andare subito a mettere il tappo. Che sì, dai, andiamo a Danger Cove. Siamo messi bene. No, messi bene sì, dai. Siamo quasi all'isola dopo. Beh, no, ne manca ancora un bel pezzo. Dobbiamo prenderci la barca, l'equipaggio e la mappa. Ne abbiamo ancora da fare. Allora, la colla. Mosti. Perché anzi, se usiamo solo il tappo ovviamente non regge. Wow, per essere un tappo di fortuna funziona proprio bene. Ultimamente. Ma non regge. Non regge. Ora noi usiamo il tappo con la colla. Il tappo è tutto colloso adesso. E questo regge. Vediamo. Perfetto. Bene, usiamo la barca. Bueno. Squaletti continuano a girare. Saluto, amore. Grazie. E andiamo verso la nave pirata. Doppio clic così arriviamo. Boh, allora io ho due scelte. O vado sopra e l'equipaggio mi caccia giù. Mi caccia dalla nave. Oppure gli faccio una bella sorpresina. Taglio il ponte. Così non mi possono fare, cioè non mi possono torturare mandandomi nel ponte. E quindi vediamo che altra punizione mi infliggeranno. Andiamo a vedere. Quindici uomini su una cassa da... Morto. E una bottiglia di rum. Una scimmia. Allora, vediamo. Guardia Marina Guy Brush Tripwood. Guardia Marina Guy Brush Tripwood a rapporto, signore. Non sembri un membro del mio equipaggio. Giuro, io sono quello nuovo. Non ho saputo di nuove reclute. Dovrò chiedere al capitano. Il capitano? Sì, Tripwood. Ti trovi a bordo del cetriolo di mare. Io sono Fossey, il nostromo. Il mio capitano, sì. Lui è il flagello dei sette mari, il terribile pirata Lech. Sì, capitano, è sul tavolo, signore. Lech. Certo, capitano Lech.
Lech? Sì, capitano. Lech? LeChuck? Sono un intruso, signore. Me ne sto occupando. Dice che devi essere torturato. Scegli la punizione. Puoi essere incatramato e impiumato. Oppure camminare sull'asse. Che ti ho tagliato. Quindi diciamo, cosa vediamo? Impiumato sembra buono, perché non solo impiumato? Impiumato sembra buono, perché non solo impiumato? No, spiacente. Suppongo che opteremo per l'asse. Stiamo cercando di evitare l'uso di piume e catrame. Fa troppa sporcizia. E inoltre il catrame ci serve per le riparazioni. Oddio. Cosa ne dite, ragazzi? Dobbiamo farlo camminare sull'asse? Che c'è, capitano? Vandali? Bene, sembra che abbiamo delle difficoltà tecniche, Trip. Quindi dovremo tirar fuori piume e catrame alla fine. Vi ho tagliato l'asse, mi dispiace. Catrame e piume. Credo che tortura va a cadere. Così! È più un'umiliazione. Porti le scimmie però. Ma e ora che faccio? Non lo so. Non l'abbiamo mai fatto prima. Non ti senti umiliato? Sì, ma non più del solito. Allora sparisci. Ok, me ne vado, nessun problema. Per lui è della norma. Esatto. Anzi, si sente a suo agio, guardalo. Allora, adesso siamo incatramati e impiumati. Non assomigliamo a qualcuno di vostra conoscenza? Un qualche essere demoniaco, satanico. Andiamo a vedere. Di cui prima abbiamo parlato. Esattamente. Magari qui dentro. Hai una prenotazione. Madre de Dios, è il pollo diablo. Questo sì, e decado en libertad los prisioneros y ahora vengo por ti. Sí, e decado en libertad los prisioneros y ahora vengo por ti. Non mi avrai senza combattere! Dopo aver liberato i prigionieri, ora vengo per te. Sì. Questo grasso di pollo ha fatto scivolare via le piume. Ops, meglio stare tranquilli. Non dubiti, capitano. Me ne occuperò subito dopo cena. Che cos'è, capitano? Ho forse mangiato troppo pollo fritto? Lo confesso, ho un debole per il pollo. Ecco, parla so solo, benissimo che voi non avete debolezze. Capitano LeChimp, voi siete un vincente. Quindi quel Lech non era LeChuck, ma LeChimp. Non sono che un misero moscerino. LeChimp? Il capitano è una scimmia. Se il capitano è una scimmia, allora il signor Fossey deve essere... Aio, capitano. Banane fresche per tutta la ciurma! Completamente pazzo! Cosa, mio capitano? Le pulci vi stanno disturbando? Certo che vi gratterò, signore! Signore, ritrovare la statua d'oro ridarà una carica di entusiasmo alla ciurma! Con il denaro che ne ricaveremo potremo comprare nuove navi e diventare il terrore dei Caraibi! Cioè, alla fine è il suo amico immaginario. Esattamente. Allora, no, non è immaginario, è una scimmia. Sì, però. Allora, questa qui è una mappa del tesoro che abbiamo. Mi vedrebbero. Però, come questa si fa? Deve essere la mappa che indica dove hanno sepolto Elena. Ricordate? Allora, è una scimmia, non parla. Lui pensa che parli. Esatto. È cosa pazzo. Cosa abbiamo nell'inventario che può aiutare? Oh, il libro di ventriloquio. Ho sempre desiderato essere un ventriloquio. Quindi, via. Signor Fossey, pensavo... Mi sembrate diverso, capitano. È tutto a posto. Non interrompere. Scusate, signore. Forse è arrivato il momento di abbandonare la pirateria. Guarda cosa siamo. Guarda me, il resto della ciurma. Siamo tutte scimmie. Intendete come discendenza, signore? No, in senso letterale. Hai notato che la ciurma si diverte di più a dondolare dalle sartie che a ramazzare il ponte? Non mi va neanche di nominare cosa hanno tirato attorno alla nave. State forse dicendo che la mia ciurma non è abbastanza disciplinata? No, 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 suggerisco soltanto di mandare all'aria tutto e tornare tra gli alberi. Quella è vita da scimmie, non navigare per mesi in alto mare.
Bene, signore. Se siete così deciso, non credo di poterne discutere. Penso che il nostro ultimo lavoro sarà di sotterrare quella statua e... Sarà duro per gli uomini, ma dirò loro che voi pensate che sia meglio così. Va bene, ma dobbiamo tirare fuori quella statua e darla... Con la bocca chiusa. Le convincerò che non è colpa loro. Molto bene, e poi possiamo disotterrare la statua. Ok, lascia perdere. Ce l'abbiamo fatta. Tanto lui non dice niente. Questa deve essere la mappa che indica dove hanno sepolto Elena. Bon, allora sì, segnami. Scrivo qua? Sì, allora scrivi. Allora, perché mi ha chiuso. Allora scrivi se no o s e ne per due ne e ne, e so così mi capisco. Ok, bon. Sarebbero sud-est, nord-ovest, esatto. Eccetera, e nord-est. Buono. Ok. Accidenti, non c'è più la barca. Ah, giusto, non c'è più la barca. Capitano Le Chimp. Era bella la buccia di banana. Credo che l'unico che possa parlargli sia il signor Fossi. L'unico modo per tornare indietro è l'asse. Oddio.